Democrito, 460-350 a.C., il maggiore filosofo dell'atomismo, fondato da Leucippo di Mileto, in un frammento dice: è conveniente per l'uomo dare più importanza all'anima che al corpo. Infatti, la perfezione dell'anima rimedia ai difetti del corpo, mentre il vigore del corpo, se non è unito a ragione, non rende per nulla migliore l'anima. Commento. Per i maestri immateriali, l'anima, il corpo e la ragione sono momenti dell'essere che non hanno nulla a che vedere con la sua immortalità, ha invece a che vedere con l'immortalità dell'essere, la coscienza, perché l'essere è coscienza.